Fine di quest'ultima partita, di questa infinita giornata di interfacoltà, si affrontavano Roma e Lecce, no? Sono normale. Vince, straconvince la Roma, perché veramente con una grande partita. Parto da te, José, avete fatto una grande amichevole dove ci avete fatto vedere più che altro tanta garra, che stasera secondo me è mancata, avevate anche più uomini di loro per sostituire, però a un certo punto vi ho visto proprio abbandonare. Sicuramente merito loro, ma se vi ho conosciuto bene avete altre 10. qualità. No, sì, ma la prossima volta dimostrerò meglio. Ne sono convinto, avete qualche assenza secondo me stasera. Sì. Ok, quindi sicuramente direte la vostra. Vi faccio i complimenti, ti lascio salutare l'avversario, puoi andare. Talo, squadra diciamo un po' di calciomercato, abbiamo unito varie componenti che Sì, hanno sì. fatto la storia qui ad Sì. Agnano. E che dire, in 5 io non vi avrei dato un euro, ti No, dico la almeno io. verità. Però invece prestazione proprio convincente. Secondo me è stato proprio quello, il fatto di andare in campo sconfitti. Vediamo come va. Quindi ci abbiamo creduto e non ci siamo arresi proprio per quello, perché non avevamo nulla da Ho perdere. visto il portiere arrabbiarsi per un gol preso, capito? Quelle cose che fanno proprio la differenza, eh. Sì, che comunque fino alla partita con 0 gol subiti sarebbe stato l'ideale. Però a parte del Vuoi calcio. dire qualcosa? Cioè, come hai fatto a rubare il primo migliore in campo e non farlo vedere a lui? Perché io non capisco il Fatto tuo una mossa sotto banco, capiscimi? potere. Ok, ti sei mosso con Sì, la classica. Oh, già. posso fare una dedica a questo premio? Vai, vai. Questo premio lo dedico al mio collega Gaetano, che quando vedrà il video ti ho pensato, Ciao amico, che Gaetano, ciao ho fatto Gaetano. Quando ho anche pagato la per C. avere questo Solo per fare santino? questa intervista per Ma che dedicarti il stai gol. dando 100 sconti? Fa tutto così, sì, capito? Sì, Già se ne va a pensare. sì. Sì. Da lo, Ma tengo 100% da poco. complimenti.